father, there's a side to me you don't know. Different to the child with the smiling photos. Made some decisions, some wrong, some right. Now strangers call my number when I'm sleeping. Ciao a tutti ragazzi, bentornati su Tea Gaming. Oggi siamo su Feed and Grow. Praticamente è un gioco che andrà nella serie giochi di merda con comando Wolf. Allora, di cosa si tratta questo bellissimo gioco? Allora, andremo a impersonare un pesce, un piccolo pesce che in realtà si dovrà fare strada nella catena alimentare. Quindi dovremo uccidere tutti gli altri pesciolini più piccoli di noi per andare praticamente a conquistare la vetta della catena alimentare. Ma non è così semplice, perché ci saranno tutti gli altri pesci più grandi e più famelici di noi che logicamente ci vorranno fare la pelle. Cominceremo con dei pesci così semplici. Queste sono le prime razze che possiamo prendere. Logicamente guadagneremo dei soldi ogni pesce che uccideremo. In questo momento abbiamo soltanto 3 soldi, quindi ci dovremmo accontentare di Bebos Jungle o Raptor Jungle, che sono i primi due pesci gratuiti. Allora io più Raptor Jungle perché mi sa più figo in realtà. Guarda appunto questo. Costa 101 monete, quindi cioè, non ci arriverò mai a farlo, raga. Allora, play, fish, questo qui voglio. Vediamo di cosa si tratta. Perfetto. Allora, una cosa, sentite bene i rumori? Sembra di stare in un'autostrada per pesci. Cioè, pare un pesce col motore, in realtà, sentite. C'ha lo stesso rumore della macchina sull'autostrada. Io adesso non so di preciso quale. Ok, questi mi sa che sono grossi quante me. Ah no, sono pure più grossi di me. Laggiù ho visto un pesce abnorme. Quindi me la dovrei piacere con questi piccolini. E vaffanculo. Ecco, stordito per un secondo. Chiappiamo le piante e veniamo storditi per un secondo. Perché le piante stordiscono. Però in realtà potrei uccidere questo senza nessun problema. E cibarmi della sua carcassa. Ok, l'ho ammazzato. Ok, perfetto, perfetto. 34 punti esperienza. Ne devo ammazzare un casino in realtà per poter passare di livello. Guardate intanto come gli altri pesci cercano di fare. Aia. Cercano di fare praticamente cibarie degli altri pesciolini. Il sistema di guida del pesce. Cioè c'ha la biella rotta sto pesce. Gli ammortizzatori che non vanno. Perché si guida veramente di me. Attenzione, ci hanno provato, raga. Guardate quello lì sotto quanto è grosso. Ci ha provato a agguantarmi a bestia. Ma noi vabbè siamo sfuggiti alla morte. Ah, in realtà possiamo anche cibarci dei resti degli altri pesci. Questa è una cosa che non sapevo. Oddio, che tutto. Cioè, ci sono tutti questi pesci con la bocca aperta che vanno a palla. Questi piccoli. Oh, questo corre però. Sono due. Voglio uno. Cazzo. E muore, figlio di una puttana. Ecco, cibati. Ok, perfetto. Siamo quasi a livello 2. Ma posso cibare questa roba qui? Oh, sì, perfetto. Questo è cibo gratuito. Perfetto, grazie. Ok, allora siamo riusciti a passare di livello, quindi ci siamo un po' ingranditi. Oh, ma affanculo, mi hanno curato il cibo gratuito. Oh, una stella marina, questa me la posso cibare così al volo. Ma mi sono cappottato. No! In realtà questo gioco via. È anche multiplayer, quindi in realtà potrete giocare contro altri giocatori che cercheranno di mangiarvi. Ma non penso quanto possa essere in realtà bello sto gioco in multiplayer. Io decido di cibarmi qui nel sottofondale di granchi assassini. E ammazza sto granchio, non dovrebbe essere difficile. Ammazza un granchio del cazzo. Dai che pare in culo sto granchio, su. Crepa. Ok, mi sa che è morto. Sì, è morto. Oddio. Cibati. Oddio. Fuggi. Da gas sta motoretta. Porca troia. Cibati di tutto. Dobbiamo passare di livello. Dai, veloce. Che ci sono i pesci giganti che ci vanno a ammazzare. Tocca guardare sempre intorno. Tocca che c'è 1000 occhi. Questo è difficile. La vita del pesce è difficile, raga. Oh, posso mangiare un mio simile. Vieni qua. Scappo, ti scossolo. Vieni qua, testa di cazzo. Guarda quanto piotta sotto specie di piranha. Oh. Ha fatto col culo sto gioco. E crepa. Ma perché non gli fa danno? Ma vorremmo uscire dall'acqua. Cioè, guarda, non lo chiappa. Ma perché sta qua? Oddio, posso pure accelerare, figo. Fa culo. Ma è tigna, raga. Ecco, ma vaffanculo. Ci rinuncio. Comunque, passato svariato tempo
nelle acque basse, ragazzuoli, per poter crescere. Che era quello? Un gamberetto. Per poter crescere di livello, così adesso praticamente sono diventato quasi enorme. E potrei sfidare. Che è sto pesce brutto? Ok, questi sono grossi. Che cazzo mi è passato vicino? Ho visto. Oddio, uno squalo, raga. No. Famo il nemo della situazione. Nascondemi se negli anfratti. Grosso. Ah! Aia! Vedo una troia. Dai, che ho messo il muro. Adesso ti scossolo. No, me l'ha troppo sopporto. E crepa. Crepa, tonno di merda. Crepa. Ah, fuggi adesso, eh. Avrà da morire. L'ho ammazzato. Succhialo. Spezzagli l'osso. Ma quanto è tosso sto coso? E mangia tutto. Madonna. Magna un tonno, sono diventato gigante, raga. Oh, l'osso è il tonno. Non lo lasciamo. Oh, gamberetto di cazzo. Mangiamo pure questo. Ok, raga. Sono diventato. Oddio, questo è il resto di qualche pesce bello. Madonna, era bello. Non so di chi era. Chi l'ha ammazzato. Ma ho apprezzato molto il sacrificio. Ok, grazie, perfetto, ho passato di livello, sono livello 8, adesso sono enorme, raga. Potrei sfidare anche un bellissimo squalo assassino. Dov'è? È qui sopra, no, raga, lo squalo assassino mi sa che ancora ne posso sfidare. Mi sa che è ancora un po' troppo grosso. Oddio, no, fuggi. Un pezzo di ciccia. Oddio, cazzo. Mangia cibo. Porca. Ok, lo squalo assassino, diciamo che è bene evitarlo. Oh, attenzione, parte la mattanza. Ce n'ho tre dietro, raga. Ma io adesso gli ammazzo prima questo qui. Si la fo. Affanculo, gliela farò macchia pallo. Sono cazzati tutti qui. Pesta. A chi sto menando? Questi intanto sono tutti miei, grazie. E poi mi tocca a te. Crepa, ma perché non mozzichi? Ma perché? C'ha poca finta, c'ha! Mozzica! Fa culo! Ma perché solo che a me mozzichino? Oddio, raga, c'è qualche cosa di brutto qui intorno. Oh! Infatti lo sapevo. Ha rotto cazzo tu. Già t'ho ammazzato prima, da ritoccano il botte, sa. Neanche mi fai schifo, brutto tonno schifoso. Tonno schifoso, guarda! Tutto sotto sopra! È morto! Grazie. Sì. E frega prima che me ne mangia qualcun altro. 113 di esperienza in botto. Raga, io voglio riprovare a sfidare però lo squalo. Non dov'è lo squalo? Voglio arrivare in cima alla catena alimentare. Allora, se potrebbe giocare ad astuzia. Questo è lo squalo. Oddio. Dobbiamo giocare ad astuzia, raga. Allora, per giocare ad astuzia tocca fare così. Ma che messaggio? Ok, l'astuzia non conta un cazzo contro lo squalo, raga. Tocca fuggì. Comunque, ragazzi, io direi che questo gioco mi sto strozzando. Questo gioco di merda può anche finire qui. Però spero vi siate divertiti insieme a me. E spero vi siate divertiti a vedere questo piccolo gioco. Mi raccomando, continuate a seguire la serie Giochi di merda con Comando Wolf. E se avete dei giochi di merda da consigliarmi, mi raccomando, nei commenti scriveteli. Un saluto a tutti da Comando Wolf. Ciao a tutti, ragazzuoli.